Nei giorni scorsi nel Bresciano sono state arrestate 25 persone accusate di collusione, di essere dei fiancheggiatori dell'andrangheta locale. L'andrangheta, questa mafia pericolosa del sud calabrese che ormai si è trapiantata al nord, e che cerca di entrare sempre di più nel giro d'affari eh, di questo nord opulento, di questo ricco nord e il bresciano sappiamo che è una di queste terre particolarmente eh, ricche e, e, e feconde. Dicevo che sono state arrestate 25 persone e tra queste persone, fatto clamoroso, è stata arrestata anche una suora che ha fatto la volontaria per 15 anni nel carcere di San Vittore. È stata accusata di aver praticamente favorito, portato informazioni, di aver comunque dato una mano all'andrangheta. Facendo in qualche maniera eh, da tradugno tra i carcerati eh, dell'andrangheta, che erano appunto nel carcere che lei incontrava, e le famiglie e l'organizzazione che era all'esterno e che teneva un coordinamento tra questi colpevoli all'interno e chi operava all'esterno. La cosa clamorosa, come ci insegnavano quando facevamo i corsi di giornalismo, era che le, le notizie che devono essere date non sono quelle ovvie, cioè il cane che morde, eh, eh, morde l'uomo, ma l'uomo che morde il cane eventualmente. In questo caso il paradosso qual era? Che tra i 25 arrestati eh, ci fosse una religiosa, una, una creatura, una consacrata. Ovviamente il mondo dei media... Eh, si è buttato a capofitto su questo dettaglio e mentre ha lasciato, come dire, nella, eh, ai margini, nella discrezionalità, i nomi di tutti gli altri arrestati. Per questa povera suora eh, c'è stato proprio l'essere buttata in, pasta, in pasto al mondo dei media. Davvero, come si diceva una volta, l'hanno sbattuta in prima pagina come il mostro. Le televisioni ci hanno fatto vedere la sua faccia, le sue immagini, questa donna col velo, appunto, accusata di essere una fiancheggiatrice del, dell'andrangheta. Con questa riflessione, io oggi non voglio assolutamente eh, prendere il posto della giustizia che dovrà accertare. E non è che noi cristiani dobbiamo fare delle difese a priori se ci sono di mezzo preti, suore, consacrati, eh, quasi che avessero un, un lascia passare una corsia preferenziale per, evit per evitare le indagini e per evitare anche di pagare se hanno commesso degli errori. No, no, il ragionamento che voglio fare è diverso, però eh, precisato appunto che la Chiesa non difende. Chi sbaglia solo perché appartiene alla propria comunità. Sarebbe un errore gravissimo questo. Del resto, anche nel passato, la Chiesa non l'ha mai fatto. Eh, chi conosce, per esempio, il chiostro dei canonici della cattedrale di Verona sa che lì all'interno del chiostro... C'è un locale molto antico con una porta originale, quella era la prigione per i preti. Ma eh, chi entra nel Vescovado di Verona, per esempio, troverà una scritta sulla porta all'ingresso e in questa scritta si dice: Probis improbisque par aditus dispar exitus eh, per, i, per gli onesti, i giusti. E per gli ingiusti l'ingresso qui dentro è uguale, ma il venire fuori, l'uscita è diversa. E l'allusione era chiara perché appena entrati nel vescovado c'era la torre carceraria del 1400 dove chi aveva sbagliato veniva imprigionato e restava dentro. Quindi tutto questo per dire che non si fa, non si vuole fare una giustificazione a priori. Se un consacrato, un prete, una suora hanno sbagliato, è giusto che paghino. Ciò detto, ciò detto... Di fronte a questa suora, che per 15 anni, senza mai avere nulla in cambio, come viene precisato dagli inquerenti, senza avere nulla in cambio, dicevo: di fronte a questa suora mi, viene, mi vengono buone le parole di un altro volontario nelle carceri, il quale ha detto: se suora Anna deve essere mandata a processo perché avrebbe fatto dei favori all'andrangheta, io credo che come Sua Ranna dovremmo finire in galera tutti noi. Cosa voleva dire con questa espressione il volontario? Voleva dire una cosa molto semplice: chi lavora all'interno di un carcere come volontario, e tanto più se è una persona che ha una sensibilità cristiana, una sensibilità umana particolare. Il rapporto con i carcerati e il mondo esteriore è un rapporto che si gioca in continuazione sulla frontiera, non dico della legalità, ma su quella frontiera umana dove il carcerato... Ha bisogno di non sentire che è stato reciso il cordone ombelicale con la sua vita di appartenenza precedente. Cioè, il carcerato ti dice: Potresti portare una lettera ai miei, il carcerato ti dice: Saranno poi le guardie a verificare se questo viene fatto nella dovuta maniera. Il carcerato ti dice: Non potresti dire ai miei che mi portino, non potresti mandare a dire ai miei figli, non potresti farmi questo favore. La la povertà di un carcerato è una povertà di umanità che ha bisogno di una mediazione, di un filtro di mediazione. E che fanno questi volontari che vanno dentro per sentire la sofferenza di un carcerato e per fare appunto eh, un legame, eh, una sorta di trade union con la famiglia, con le famiglie che ci sono fuori. Allora, il problema non è che il volontario in certo momento fa delle cose illegali. Il volontario deve solo sperare che dall'altra parte, di fronte al carcerato, non ci siano degli altri delinquenti, ma è una speranza quella del volontario, cioè dire se io faccio un favore, se io porto per te un messaggio, se io dico una parola alla tua famiglia è auspicabile che questa famiglia, questa famiglia sia una famiglia onesta, altrimenti davvero il volontario rischia di trovarsi fra due realtà problematiche. Allora, quando io penso a Suor Anna che è stata arrestata perché avrebbe fatto dei favori all'andrangheta, penso che sia stata la sua umanità che ha tentato di mediare tra le esigenze di un carcerato e eh, le esigenze di una famiglia, dei parenti, degli amici che questo carcerato aveva fuori. Ripeto, e con questo non voglio, non voglio eh, mandare assolto nessuno, ma c'è una cosa che mi ha fatto particolarmente impressione ed è il fatto che le informazioni che chiedevano a Suor Anna non erano informazioni finalizzate a far fare degli atti di, di delinquenza. Lo dice chiaramente il verbale in cui eh, si, si, si decide di arrestare questa donna. E, si dice che l'andrangheta fuori aveva bisogno di informazioni da sua ranna sui carcerati dell'andrangheta che erano in prigione per sapere se avevano dei cedimenti psicologici perché la loro preoccupazione dall'esterno non era l'amore per i loro vicini, per i loro affiliati, per i loro cari. L'interesse di chi era all'esterno dell'andrangheta era la paura che questi, in un momento di difficoltà, di cedimento, potessero andare a rivelare eh, dei fatti importanti capaci di smascherare l'organizzazione mafiosa stessa. Quindi, quello che si voleva sapere da Suor Anna non era una collaborazione malavitosa, era piuttosto avere informazioni sulla condizione psicologica dei carcerati. Questo è quanto mi è dato sapere da quanto io ho avuto modo di leggere in questi giorni. Ecco, per cui io dico: sarà la giustizia a fare il proprio corso e a dire, ma intanto. Intanto il mostro è stato sbattuto in prima pagina e a differenza degli altri 24, in prima pagina con la faccia e con il volto preciso c'è finita soltanto una religiosa. Chi non ha dubbi invece sulla colpevolezza della Chiesa è Roberto Saviano, uno scrittore che si è interessato, si sta interessando continuamente di mafia, che sulla mafia l'andrangheta e la camorra ci ha fatto una fortuna. Il quale ha detto che questi episodi, la mafia, la mafia prospera per un intreccio tra imprese in difficoltà, le banche che non danno i soldi e la Chiesa. Cosa voleva dire Saviano? Voleva dire che oggi ci sono tante imprese che hanno bisogno di soldi perché sono in difficoltà. Dove vanno a cercarli? Dalle banche non vanno perché le banche chiedono de, 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 de degli interessi a volte sproporzionati che creano ulteriore difficoltà. Vanno lì dove ci sono i soldi sporchi da riciclare ed ecco allora l'andrangheta, la camorra, la mafia. E direte voi, ma povera suor Anna, povera Chiesa, che cosa c'entra in, in tutto questo la religione? Eh, dice Saviano, c'entra, c'entra, perché dice poi, questi signori che fanno gli affari, imprese in crisi, le banche che non danno, l'andrangheta che presta i soldi, hanno bisogno di una onorabilità. E chi meglio dei preti e della suora e suore può garantire questa onorabilità? Ecco quindi che su questa teoria eh, si infrange tutta la presunta innocenza di Suoranna. Bisognerà dire a Saviano che là dove c'è la disperazione, là dove ci sono i migranti, là dove ci sono i carcerati, là dove ci sono i poveri, là dove ci sono i malati, la Chiesa non dà una patina di credibilità e di rispettabilità nascondendo lo sporco sotto le unghie. Fa soltanto un grande gesto d'amore. Non vorrei, caro Saviano, che anche per Suoranna fosse...